benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simo Graphics e questa è la rubrica di 4UPS. In questo video andremo a recensire un'app per il business ma anche per la produttività e prende il nome di PDF Provider. Lo andiamo ad avviare, è un'applicazione che trovate sull'App Store, comunque in descrizione vi lascio il link diretto. Questa applicazione mi ha colpito molto per la sua usabilità, semplicità e anche per tutto quello che può fare. Andiamo a vedere, allora, nei PDF, ok, può organizzarli in cartelle, quindi noi possiamo, facendo un tap, ok, su aggiungi cartella, possiamo creare una cartella, per esempio prova. Facciamo ok e qui abbiamo la cartella vuota, per esempio. E possiamo anche andare a fare una richiesta, per esempio al nostro client, ok, di Dropbox, di associare questa applicazione, così almeno vedremo i nostri file all'interno di questa applicazione, ma anche con Google Drive. E qua abbiamo sempre la nostra cartella. Qua possiamo anche organizzare per nome, per esempio. Sul web, ed è questo quello che mi ha colpito molto, è che per esempio se noi andiamo sul tasto ricerca, scriviamo Google e andiamo su una pagina piena di news come può essere un quotidiano, noi abbiamo la possibilità di creare un PDF da questa pagina. Per esempio, chiudiamo la pubblicità, io adesso vado a far caricare tutte le foto. Perfetto, una volta caricata la nostra pagina, qui in alto a destra abbiamo il pulsante dove converti in PDF oppure aggiungi a un PDF esistente, quindi noi possiamo creare un file PDF con più pagine ma prese da pagine web staccate da sé. Converti in PDF, qua gli diamo il nome, prova PDF, facciamo ok, lui adesso lo sta convertendo in PDF e ce l'ha messo qua, per esempio. Poi noi, andando ad aprire, abbiamo il nostro PDF, per esempio lo mettiamo nella modalità verticale e sfogliandolo noi abbiamo proprio la pagina web senza perdita di dettagli, ok? Quindi uno zoom qua non va a perdere nessun dettaglio. Ma quello che è davvero funzionale di questa pagina, di questa applicazione è, allora vediamo, allora sposta la cartella, prova, sposta qui e noi in prova abbiamo il nostro file. E quello che vi dicevo è che noi possiamo vedere qua la visuale, tutte le pagine, ok, messe in questa visuale. Poi, per esempio, qua noi possiamo andare a cancellare una pagina e andarle a spostare a nostro piacimento. Quindi, se per esempio noi a questa pagina vogliamo che la 3 sia qua e la 8 sia invece qua, facciamo fatto, salva le modifiche e in un attimo noi abbiamo spostato delle pagine all'interno del nostro PDF. Quello che ancora davvero dà il plus a questa applicazione è che noi possiamo andarla a modificare. Noi possiamo, per esempio, selezionare qua e scrivere modifica. Oppure possiamo, qua c'è per esempio anche l'inchiostro, qua c'è per esempio la gomma. Questo pulsante qua non funziona tanto bene, quello che vedete qua, il cursore qua non funziona tanto bene, spero che in un aggiornamento lo migliorino. Comunque c'è la possibilità anche di mettere del testo col doppio tap, prova testo, per esempio devo mettere qua la pubblica, la mettiamo qua con un corpo più grande, font, per esempio gli cambiamo pure il font, forse un po' troppo grande, ok,
tenendo premuto noi possiamo andare a spostare gli elementi. Ok, l'evidenziatore, cos'è che fa questo strumento? Lui riesce a prendere, noi con due dita andiamoci a spostare nella pagina, riesce ad andare a prendere il testo, quindi lui va a riconoscere il testo e quindi riesce ad andare a selezionare con un semplice tap, ok, le parole. Per esempio, noi dobbiamo selezionare la parola Regno Unito. Regno Unito. Oppure dobbiamo selezionare tutto questo titolo. Teniamo premuto e lui va a selezionare tutto il titolo. Ed è questo davvero è un plus che ha. Figura, le solite figure che noi possiamo andare a mettere, ok? Per esempio qua, oppure un'immagine. Facciamo anche un altro cerchio qui, una nota, le classiche note per esempio, ok? Modificare il contenuto di questo articolo, perfetto. Andiamo a rendere via e lui resta sempre la nota qua. Le immagini sono le nostre immagini che abbiamo all'interno del nostro dispositivo iOS, ok? Che sia iPad o che sia iPhone, la mappa, possiamo andare a includere per esempio una mappa, vediamo qua, proviamo a fare così, timbro che è molto più funzionale, per esempio tenendo premuto noi andiamo ad attivare che per esempio possiamo cliccare sul pannello a prova. La andiamo a ridimensionare e andiamo a mettere qua. Per esempio, con pinch in possiamo andare ad aumentare, sempre con le due dita ci andiamo a spostare perché quando noi abbiamo una cosa selezionata, ok, per non andare a cliccare con le due dita ci fa spostare la firma. Possiamo andarci noi a inserire una firma, per esempio firma personalizzata. Ripulisci di nuovo, facciamo prova. Ah, qua ci aveva messo la mappa, firma, click, tap, e noi, poi tenendo premuto, possiamo andarci a inserire la firma. Per esempio, abbiamo un campo dove dobbiamo inserire la firma, facciamo la nostra firma e noi l'abbiamo inserita immediatamente. Non passando, per esempio, da una scannerizzazione, poi l'apriamo con, per esempio, un programma di editing grafico che può essere Photoshop. Lo apriamo con un programma di editing di testo che può essere InDesign oppure dallo stesso Acrobat, ok? Noi dal nostro dispositivo iOS, ok? Ci inviano per esempio il file, noi lo andiamo a firmare direttamente qua e non andando a firmare per esempio su un foglio. Facciamo uno scan, facciamo una scansione, ok? Poi la portiamo al computer. Tutti questi giri noi firmiamo direttamente dal nostro dispositivo iOS. Quello che c'è ancora da dire, per esempio, è che questa applicazione gira davvero molto bene, ok? Come abbiamo visto, questo strumento qua, per esempio, zoomiamo qua, fine, e lui ce lo va a inserire, ok? Ecco come va a funzionare l'applicazione mappa, ok? Questa applicazione è davvero molto molto ricca dalla parte di editing dalla parte di editing quando andiamo a editare un PDF. Poi tutto quello che c'è dietro è nelle impostazioni, per esempio, possiamo andargli ad applicare una password, per esempio. Andiamo click in, password, conferma password e poi andiamo a inserire un'email per sicurezza. Poi possiamo andare a inserire, per esempio, la pagina iniziale. Inizia così, ma io voglio iniziare che, per esempio, mi porti subito su google.it/. Chiudi e noi quando andiamo sul web chiudiamo. Vediamo se adesso lo riconosce. E quello che davvero è più funzionale nella parte web è non solo che possiamo andare a, per esempio, ad applicare, come abbiamo visto, una nostra pagina preferenziale di accesso, ma possiamo andargli ad applicare anche più tab. Quindi, se noi dobbiamo andare a lavorare, per esempio, qua, tenendoci premuto qui
tenendoci allegato su questo tab La Repubblica. Ritorniamo qua, ok? Poi, da un'altra pagina, per esempio, devo essere informato anche sulle news, ok? Più veloce, quindi teniamoci premuto e teniamoci lì nel tab ANSA, per esempio. Qua la borsa, ok? Quindi, per esempio, mettiamo la borsa. E tutto messo in tab. E poi quando io ho l'occorrenza, ok, clicco qua, per esempio, converti in PDF ANSA, lui me lo converte, me lo mette poi qua, dove c'è scritto news, qui c'è ancora la prova, torniamo indietro, allora torniamo indietro anche qua, ANSA, lo apriamo ed ecco qua. Qua non abbiamo fatto caricare le immagini, per esempio, quindi non la caricate, però se noi vogliamo fare la prova, ecco qui, adesso facciamo caricare tutte le immagini al sito. Quindi quell'unico difetto che ha è che durante la qua, che soprattutto non va a caricare immediatamente le immagini, ok? Quindi lui si prende questa porzione, dice guarda, ok, hai caricato questa porzione, ti salvo questa porzione. Per esempio, adesso noi abbiamo caricato tutta il sito, abbiamo caricato tutto il sito, noi lo riconvertiamo, ok, e questo è l'ultimo sito fatto, però non ci prende le foto. Dall'ANSA purtroppo non ci prende le immagini, non ci tiene le immagini, però quello che va in aiuto è lo screenshot, ok? Quindi facciamo lo screenshot e poi lo andiamo a inglobare qui nell'applicazione. E questo è un punto, diciamo, da aggiustare, ok? Quindi un leggermente bug, se vogliamo chiamarlo, così da correggere. Quindi, quando c'è un sito, ok? Magari implementare una funzione di richiesta, ok? Di caricamento di tutto il sito e poi così almeno avremo un PDF completo. Ok, poi quello che c'è di più è che possiamo, per esempio, qua nelle impostazioni, oltre all'impostazione di una pagina iniziale, anche salvare le schede dell'ultima sessione. Che quindi chiudiamo e lui ci riapre le schede dell'ultima sessione. Oppure nell'opzione PDF possiamo andarli a mettere apri PDF dopo la conversione, per esempio pulisci recenti, queste cose qua. E qua sono le varie info dell'applicazione. Quello che c'è da correggere è quello, per esempio questo, ok? Quindi di questa pagina web che certe volte su certi siti non viene creata bene, questo PDF. Poi, per esempio, nello scorrimento delle pagine, quindi che bisogna andare a prendere il lato, ok? Dove noi abbiamo lo schermo, ok? Quindi la fine dello schermo, e poi andremo a scorrere così. Però da qua, ok? Quando lui va a prendere la gesture di scorrimento, non mi va poi a prendere immediatamente la gesture dell'altro scorrimento, che molte volte lo fa, ok? Però è una piccolezza, ok? Che nella visuale in verticale questo non avviene, perché quando noi andiamo a zoomare, facciamo un zoom out, cioè lo scorrimento viene davvero molto molto fluido. C'è solo questo. È un'applicazione fatta davvero bene che aiuta molto il passaggio tra prendi una cosa, fai, triga, ok? Quindi è un'applicazione che davvero è molto funzionale e serve molto per chi ha bisogno di essere molto in mobilità, non ha sempre sotto mano un computer da poter fare questi passaggi. E con il suo iPad o iPhone riesce a creare tutto quello che può creare con un computer. Quindi davvero, questa applicazione va a eliminare molti passaggi che si vanno a creare, ok? Con una postazione desktop. Con una postazione mobile avremo questa applicazione e noi andiamo a togliere tutto quello che c'è di mezzo. Per esempio, questa applicazione ci offre anche l'app dello scanner, quindi con una semplice fotografia, noi riusciamo ad andare a scansionare il documento e modificarlo in un semplice passaggio. Questa applicazione potrebbe funzionare ancora di più su iPhone, perché avendo una fotocamera migliore di iPad,
riesci ad andare ad ottenere risultati migliori. Ma anche con l'iPad ho visto che anche con delle scansioni di app che fanno scansioni, comunque il risultato è discreto, ok? Non arriviamo mai alla scansione, ok? Quindi che avremo con uno scanner, che quello lì va a scansionare, ok? Oltre ad una risoluzione molto molto maggiore, ok? Però è una via di mezzo, ok? Quindi tenta, ma nell'intento ci riesce. Se questa applicazione vi è piaciuta, anche questa recensione, lasciate un like, commentate anche facendomi sapere le vostre impressioni. Quindi se voi avete utilizzato altre applicazioni, vi trovate bene con altre applicazioni. Se questa applicazione l'avete già usata, per esempio, ditemi dove avete avuto bisogno di utilizzarla ed è stata davvero efficace, ok? Poi anche iscrivetevi al canale YouTube per stare sempre connessi con nuovi video. Adesso andremo anche a esaminare altre applicazioni che fanno questo, quindi avremo anche un giudizio maggiore, non andandoci a soffermarci solo su una singola applicazione. Qua sovraimpressione trovate logicamente il link, okay, al canale YouTube, quindi se cliccate su questo quadrettino dove ci sarà, comunque il quadrettino rosso, andrete a iscrivervi al canale YouTube e qua avete le informazioni per la nostra pagina Facebook, Twitter, Instagram e il nostro e-commerce. In descrizione avete i link diretti, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video della rubrica Food Labs e cuochiniamo. Ciao! You got no regret, without no regret, you got no love.